Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Benvenuti nel Museo Apple di Savona. Io sono Alessio, vi farò una piccola introduzione e spiegazione di come funziona questo museo e da dove è scaturita questa idea. Seguitemi. Siete nella prima stanza del museo. Questa stanza è una stanza che noi chiamiamo area dinamica perché non è dedicata a una macchina particolare o a macchine particolari, ma è una zona che ogni tanto noi rinnoviamo con esposizioni temporanee. In questo momento ci sono dei cloni di Apple II e degli Apple II degli anni 70, però, come ripeto, questa è una zona che varia dinamicamente col tempo. La storia dell'Apple incomincia da questa postazione, dove potete vedere una replica di un Apple I, e siamo nell'anno 1976. Da questo momento, da questo punto in avanti, l'esposizione segue un ordine cronologico e ci sono, come potete intravedere dalle immagini, le principali macchine della Apple dagli anni 70 in avanti, e sono esposte quasi tutte accese e funzionanti, perché questo è un museo interattivo, cioè era assurdo, è l'unico, uno dei pochi musei al mondo dove non solo è permesso toccare le macchine, ma è addirittura consigliato, perché l'esperienza di visita è un'esperienza unica. Ci sono altri musei di informatica del mondo, però normalmente gli oggetti sono, come in questo caso, esposti, chiusi in teche di vetro, inaccessibili. Invece il Museo Apple di Savona è un museo che potete vivere e assaporare. Ma da dove viene l'idea del museo? Sono 16 anni che esiste questa, che di fatto è un'associazione di volontariato, quindi siamo a tutti gli effetti una onlus, una no profit, e l'idea è nata dal ritrovamento casuale di un magazzino in dismissione con prodotti Apple accumulati nel corso di una ventina d'anni da un negozio. Quindi praticamente questo numero di oggetti invenduti che partivano dagli anni 70 e andavano in avanti hanno costituito il polo iniziale che ha dato l'innesco all'idea di fare un'esposizione che tutti potessero vedere, anche perché negli anni 70, negli anni 80, i prodotti Apple erano molto meno diffusi di oggi e molto 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 più costosi, per cui molti oggetti sono stati o soltanto solo sognati o desiderati o anche semplicemente sconosciuti. Quindi l'esposizione, che parte proprio da quel periodo, vede prodotti che in Italia non sono addirittura quasi mai arrivati, come ad esempio l'Apple III che vedete qui, è una macchina che in Italia è praticamente sconosciuta, oppure questo che è una specie di giocattolo sofisticato, è un Android che non era prodotto dalla Apple ma veniva venduto in combinazione con un Apple II e di fatto costituiva una piattaforma di sviluppo e di gioco per chi voleva affacciarsi al mondo dell'informatica in questo periodo pionieristico. Alle mie spalle vedete questa insegna è una cosa molto particolare perché è l'insegna che è stata fatta da Steve Jobs in occasione della presentazione dell'Apple II. Parliamo del 1977, è un pezzo unico e nel museo ci sono molti pezzi unici perché arrivano da collezionisti che da tutto il mondo vengono a sapere dell'esistenza del museo, quindi decidono di affidare al museo i propri oggetti per essere visti, perché l'obiettivo del museo è, ripeto, fare vedere le cose alla gente, fare capire da dove vengono gli oggetti che noi oggi utilizziamo, perché tutti abbiamo in tasca uno smartphone, tutti abbiamo a casa un computer, ma non sappiamo le sue origini. Per esempio, guardate un po' questa stranezza, questo strano
quadrato che la maggior parte delle persone non conoscono, è il primo floppy disk della storia. Guardate che grosso che era. Era un dispositivo di memorizzazione. Floppy perché era morbido e non è un'invenzione di Apple, attenzione, è un'invenzione di IBM. Poi Apple l'ha ripresa come idea e ne ha realizzato una versione più piccola, che sono questi dischetti da 5 pollici e un quarto. Questo è preistoria, è come entrare in una caverna dove c'è l'arca perduta, però è interessante capire da dove vengono i supporti di memorizzazione che noi oggi utilizziamo. Siamo negli anni 80, qui abbiamo una chicca, questo che vedete è il primo computer che ha introdotto l'uso del mouse e dell'interfaccia grafica. Si chiamava Lisa, dal nome della figlia di Steve Jobs, qui vedete il packaging originale, ed era una macchina che, ora ve la faccio vedere aperta, era una macchina che utilizzava un tubo catodico, un lettore di un hard disk da 5 MB interno e un lettore di floppy disk da 400K. È una macchina che costava nella prima versione $10,000 e non ha avuto successo commerciale perché era troppo lenta, troppo cara e di fatto è stato un colossale flop per la Apple, che però è stato poi fatto risorgere nell'anno successivo quando è stato inventato il Macintosh. Il Macintosh che vedete qui, il primo Macintosh, era invece una macchina molto più economica, si parla di $2,500, molto veloce, infatti vedete che è molto responsiva nel movimento, ed è quella, è il capostipite di una generazione che ancora oggi utilizziamo, perché il termine Macintosh, che poi di fatto è un tipo di mela californiana, è rimasto ancora oggi nella denominazione dei computer della Apple. Siamo verso la fine degli anni 80 e questo che vedete è il primo Macintosh con lo schermo a colori, si chiamava Macintosh 2 e finalmente rompeva lo schema del primo Macintosh, che era molto piccolo, molto compatto, con lo schermo bianco e nero. Qui vedete una macchina molto espandibile, molto grande, con lo schermo a colori. Questa è una versione di schermo piccola, però si poteva avere anche lo schermo molto più grande. Altra innovazione che vedete qui è il primo portatile. Questo è un prototipo, un pezzo unico che vedete qua soltanto al museo della Apple, ed è funzionante, ed è una macchina che nella sua veste definitiva, che è questa, aveva una batteria che durava quasi 10 ore e però pesava anche numerosi chili. Infatti la parola portatile è un pochettino esagerata, perché in realtà bisognerebbe dire trasportabile, perché è veramente pesante. Però è il primo computer Macintosh che poteva essere utilizzato anche fuori dall'ufficio. Altra chicca, questo qui è un monitor verticale, non è girato per sbaglio, è un monitor verticale perché veniva utilizzato per le impaginazioni, per cui ci sta perfettamente un foglio A4, tra l'altro vedete ancora oggi come è nitido, ed era molto utilizzato in ambito tipografico e in tutti gli uffici dove c'era la necessità di impaginare. In questo periodo però Jobs non è più in Apple, che cosa combina? Fonda un'azienda per conto proprio che si chiama Next, qui vedete uno dei suoi prodotti, il cubo della Next. Questa macchina è importante perché con questa macchina e con questa azienda Jobs diceva al mondo che lui era ancora comunque presente, perché comunque sia l'uscita da Jobs nella Apple aveva fatto dubitare che lui volesse abbandonare il settore. Ma non solo, questa macchina è stata adottata, è stata utilizzata da un ingegnere americano che vi ha scritto sopra il primo browser internet, quindi il World Wide Web nasce su questa macchina. Qui vedete alcune macchine dove la Apple non aveva particolari inventive sull'estetica, sono macchine abbastanza bruttine, beige, però in mezzo a questa strana anonimità ci sono anche delle idee. Vi faccio vedere, per esempio, questa che stiamo guardando, questa, che sembra identica a questa con poche variazioni, se però la spengo e premo questo pulsante, per magia fuoriesce il vero computer. Questo è il vero computer, che poi di fatto è un portatile, perfettamente funzionante con la sua batteria e il suo schermo, eccolo qua, a colori tra l'altro, però quando io arrivo a casa o in ufficio ho la possibilità di inserirlo in questa docking station che elettricamente prende il computer e quindi posso avere a disposizione lo schermo grande, non so, una stampante, uno scanner, senza collegare nessun filo. Questa idea si chiamava PowerBook
Duo Dock Station e ha avuto un discreto successo commerciale. Ci sono molte stranezze all'interno di Apple, una di queste è questo prodotto qua, che si chiamava Pippin. Pippin in italiano vuol dire mela renetta, quindi siamo di nuovo di fronte a una tipologia di mela. Pensate che è l'unico prodotto della Apple che non ha il logo Apple e non ha il nome Apple scritto da nessuna parte. Però era una console da gioco che veniva spinta in particolar modo anche per il mercato orientale. Infatti ce n'è una versione specifica per il Giappone. Purtroppo, anche se è somigliante, era in antagonismo con la PlayStation della Sony, la prima versione, che era nettamente migliore. Infatti questo prodotto, pur essendo valido tecnicamente, è stato soffocato e soppiantato dalla PlayStation. E quindi questo è uno dei tanti fiaschi di Apple che non sono mai neanche arrivati sul mercato italiano. Sono passati 20 anni da quando l'Apple è stata fondata e per l'occasione l'azienda decide di realizzare una macchina particolarmente bella dal punto di vista del design e innovativa. In un'epoca dove non ci sono particolari genialità, il cosiddetto Macintosh del ventennale, cioè il 28th anniversary Macintosh, o chiamato TAM per gli amici, è un'eccezione. Schermo piatto, design futuristico e soprattutto un impianto audio realizzato in collaborazione con la Bose. Pensate che questa macchina ha un subwoofer con una potenza notevole e un sistema audio di tweeter ai fianchi del computer, inserti in pelle, il tutto per un oggetto estremamente aggressivo e ancora oggi attuale, che però veniva proposto a una cifra per soli appassionati. Parliamo di $7,500 nel 1997. Siamo alla fine degli anni 90 e abbiamo finalmente il rientro di Jobs in Apple. Jobs riesce a rientrare nell'azienda grazie alla necessità di Apple di avere un sistema operativo che rinnovasse l'antico, ormai obsoleto e superato macOS 9. Jobs porta la conoscenza sviluppata ai tempi del Next, la porta in Apple e servirà come base per l'attuale macOS X. Ma a parte questo, il rientro di Jobs in Apple è connotato dall'introduzione di una macchina che vedete qui, che è stato il primo iMac, e cioè la prima macchina all-in-one con un design completamente diverso dal passato. Infatti, se guardate qua a sinistra, il passato di Apple ha queste macchine beige, anonime, grosse, piene di cavi, mentre la nuova versione dell'Apple è una macchina essenziale, esteticamente graziosa, di vari colori nelle plastiche, e quindi con questo tipo di macchine Jobs vuole rivoluzionare l'azienda e prima di tutto monetizzare. Infatti queste macchine hanno un grande successo di pubblico e l'azienda ricomincia ad avere una fetta di mercato che era stata fino a quel momento lì persa. Sempre parlando di rivoluzioni di Apple, non possiamo non citare il primo iPod. Siamo nel 2001, Jobs è un grande estimatore della Sony e dei Walkman, che tutti conosciamo, i famosi registratori, riproduttori a cassette, però voleva un oggetto più moderno e soprattutto che contenesse più brani. Il primo iPod che vedete qui è un disco rigido da 5 giga e può contenere 1000 brani musicali nella vostra tasca. E questo è lo slogan con cui viene pubblicizzato ed è l'inizio di una nuova epoca. Apple apre un mercato nuovo, il mercato della musica, degli MP3, e comincia a guadagnare talmente tanti soldi con questo settore che l'azienda piano piano comincia a modificare il suo assetto. Da azienda produttrice di computer diventa azienda produttrice di oggetti che hanno a che fare anche con l'utilizzo personale e musicale. La tendenza iniziata con l'iPod trova il suo apice nel 2007 con il primo iPhone che vedete qui. Questa prima versione non è arrivata in Italia perché era una versione che funzionava solo in tecnologia Edge, però qui a fianco vedete le versioni della 3G e le versioni successive che invece hanno raggiunto il mercato italiano. L'iPhone ha creato un mercato talmente forte, talmente potente, che oggi costituisce l'80% dell'ingresso del reddito di Apple, e i computer sono relegati a un mero 10-15%, il resto sono servizi. È anche l'anno in cui la Apple cambia il suo nome. Infatti, se guardiamo alla nostra destra, nella carrellata del museo, che potete ammirare la sua bellezza, in fondo vedete l'insegna Apple e il nome originale, che era Apple Computer Incorporated. Dopo l'introduzione dell'iPhone,
dopo l'introduzione dell'iPhone, la Apple non si chiamerà più Apple Computer, ma si chiamerà semplicemente Apple Incorporated. Ci sono computer che si amano, che non si dimenticano mai. Uno di questi è l'iMac, cosiddetto volgarmente a palla. Mi si perdoni questo termine, ma purtroppo si usa dire così da noi. In realtà è un iMac G4 che ha la caratteristica di avere uno schermo XLED, quindi che può essere posizionato, come vedete, con un semplice dito in qualunque punto dello spazio di 360 gradi. Questo oggetto particolarmente riuscito esteticamente e tecnicamente è stato fatto con questa forma perché è a immagine del logo della Pixar. La Pixar è una compagnia che ha dato molta fortuna a Steve Jobs da quando l'ha acquistata da George Lucas, e quindi lui ha voluto rendere omaggio a questa compagnia attraverso un computer che è rimasto nella storia di Apple. Tra le macchine professionali non possiamo non citarne due, sono qui a fianco l'una all'altra. Qui a sinistra avete il PowerBook G4 Titanium, un portatile eccezionale realizzato in acciaio al titanio molto sottile, molto leggero, che ha avuto un grande successo commerciale. E a fianco abbiamo il famoso Power Macintosh G5 con l'Apple Cinema Display, uno schermo enorme per l'epoca, veramente grande. E questa macchina era particolare perché aveva una grande pulizia estetica, un grande ordine tecnologico, e per poter raffreddare la macchina ben 9 ventole che giravano però pianissimo per non fare rumore. Ora, se io tolgo questo coperchio che canalizza il flusso dell'aria, sentiamo le 9 ventole che partono e vanno al massimo regime perché si sono accorti dei sensori che io ho rimosso la protezione di plexiglass e ricostituisco il flusso d'aria che dalla fronte va verso il retro. Le ventole tornano quasi a essere inascoltabili. Quello che avete visto in questo video, in questo breve video, è soltanto la punta dell'iceberg. Al museo ci sono tantissimi prodotti esposti e in più il museo è dinamico, quindi è continuamente in aggiornamento e in trasformazione. Però la cosa particolare che consiglio a tutti quelli che vengono a visitare il museo è: venite e chiedete le visite guidate, perché se la visita al museo è comunque già interessante di per sé, e abbiamo anche un'applicazione sia su Android che su iPhone che aiuta il visitatore, una persona che vi segue e vi spiega dietro le quinte, gli aneddoti e le curiosità della storia di Apple è tutta un'altra cosa, e anche le recensioni che abbiamo del museo ce lo testimoniano. Quindi venite a vedere il museo, a visitare il museo. Il museo è aperto normalmente nei fine settimana, ma sul sito ci sono specificati i prezzi e gli orari di ingresso. Grazie. Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli. Ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose. Perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero.